I soccorritori continuano a lavorare senza sosta nel tentativo di raggiungere e recuperare le persone che ancora mancano all'appello. Alessandro Riccetti, il ternano di 33 anni che lavorava alla reception dell'hotel, è tra questi. Nel centro di accoglienza di Penne, mamma Antonella e il fratello di Alessandro aspettano notizie. Sono ore interminabili di attesa, angoscia e speranza. A Terni, amici, conoscenti, parenti, autorità locali e regionali sono vicini alla famiglia Riccetti e sperano. Sono passate più di 90 ore dal momento in cui la valanga ha travolto l'albergo. Le speranze in un miracolo si affievoliscono. Il bilancio provvisorio del disastro è di 11 sopravvissuti, 6 morti, l'ultimo individuato ieri, e 23 dispersi. Le operazioni di soccorso sono proseguite anche la scorsa notte, nonostante la pioggia che anche stamani continua a cadere sulla zona. Sono trascorsi 5 giorni dalla valanga che ha travolto, distruggendolo, l'hotel Rigopiano di Farindola, ma la macchina dei soccorsi non si ferma neanche un attimo. Si scava ancora con le mani e pale e con l'utilizzo di sonde. Non è possibile allo stato attuale intervenire con mezzi meccanici. E per i parenti dei dispersi sono ore di lunghissima ed estenuante attesa. Sul fronte delle indagini riveste un certo rilievo la mail acquisita agli atti della Procura di Pescara, nella quale alle 15:40 la direzione dell'hotel chiedeva al comune di Farindola, alla provincia e alla prefettura un intervento urgente per riaprire la strada, in modo da consentire agli ospiti, terrorizzati dalla scossa di terremoto e dal maltempo e decisi a rimanere all'esterno della struttura, di poter tornare a casa.